Mazzini che ha aiutato il tema dei controlli. I controlli sono fondamentali per garantire i primati della produttività italiana. Peraltro in Italia se ne contano oltre 200.000 l'anno, è il primato assoluto a livello mondiale, nessuna ne fa altrettanti, sia per tutelare il lavoro delle aziende agricole, sia per tutelare la salute dei cittadini. Peraltro qui abbiamo diverse scuole, abbiamo perfette, abbiamo disponibili delle forze dell'ordine, chiamate il mondo della politica, con il governatore Luca Cerescioni, che poi ascolteremo dopo, e con il presidente del Consiglio regionale Antonio Massa Vincenzo, oltre a diversi altri consiglieri regionali. Controlli che viene qui a fila anche in NAS. Qui abbiamo Sandro Sborgia, che è il comandante NAS delle Marche. Buongiorno a tutti. Sono Sandro Sborgia, comandante NAS dei Carabinieri Ancona. Con questo il mio comandante generale Lusi, tutti presenti. Noi, adesso fare un intervento dopo le parole del professor Masini diventa complicato, perché esattamente solleva interrogativi ai quali occorre porre particolare attenzione e particolare riflessione. Il NAS è, come tutti sapete, un reparto speciale dell'ARMA, è incorporato in un'organizzazione speciale e si occupa principalmente di tutto ciò che ha a che fare con la tutela della salute. Quindi parliamo di sicurezza sanitaria e di sicurezza alimentare. I danni del NAS sono per la stragrande maggioranza sottufficiali e hanno tutti avuto un'esperienza almeno di 4 anni nelle parti territoriali, dove all'inizio della propria carriera si apprendono gli individui di quello che è la nostra attività, che è un'attività prettamente di tipo investigativo. Quindi una volta entrati, per accedere al NAS occorre partecipare a un'altra selezione e successivamente a un corso di formazione, al termine del quale, superato il corso, si viene avviati nei reparti del NAS dislocati su tutta Italia. Abbiamo 38 NAS, 38 nuclei, alcuni a competenza regionale, come quello di Ancona, che ha competenza su tutta la regione Marche, altri a competenza intraprovinciale, nelle regioni quelle più grandi, che possono essere la Lombardia, la Toscana, la Puglia o la Campania. Come si svolge la nostra attività? La nostra attività si svolge principalmente attraverso le ispezioni e i campionamenti. Come lo facciamo questo? Bisogna tenere presente un dato. Il carabinieri del NAS, appunto, quale unità specializzata, sono, io direi, doppiamente specializzati. Perché? Perché sono gli unici all'interno della struttura, dell'organizzazione interna, quindi all'ARMA, ma gli unici nel panorama delle forze di polizia, di tutte le forze di polizia, ai quali è attribuita, oltre alla qualifica di agente ufficiale di polizia giudiziaria, anche la qualifica di ispettore sanitario. Che cosa significa questo? Significa che i carabinieri del NAS possono accedere lì dove è in corso un'attività di lavorazione, di manipolazione, di stoccaggio, di produzione, di confezionamento e di distribuzione di tutte le materie che vengono utilizzate per la produzione degli alimenti. Quindi questo ci consente, appunto, rispetto a qualsiasi altro operatore di polizia, di poter fare qualcosa in più, di poter andare direttamente nel luogo di produzione, verificare se effettivamente l'operatore sta svolgendo attività nel rispetto delle regole, oppure di intervenire immediatamente. Pensate che i carabinieri di NAS nascono nel 1962, quando il Ministero della Salute rileva che c'era stato un aumento nelle attività di contraffazione e di adulterazione. Quindi affianca delle unità di nuova costituzione, anzi prevede la costituzione di queste unità di sottufficiali che tra l'altro dovevano avere delle caratteristiche particolari, dovevano essere i migliori tra
quelli che tiene in attività, e li destina a questi, all'istituzione di questo nuovo nucleo che viene chiamato proprio nucleo antisofisticazione. Questo è per dare l'idea di che cosa, di qual è l'importanza, che poi man mano diciamo, è andata aumentando nel panorama del settore di cui ci occupiamo. Il nostro, proprio di questo, il nostro lavoro ha un senso quando riusciamo in qualche modo ad avere un rapporto di collaborazione con i soggetti che, non solo i soggetti che operano nel mondo alimentare, ma con il cittadino che è egli stesso consumatore. Più è forte il rapporto di collaborazione con il cittadino, più è maggiore e sicuramente migliori sono i risultati che riusciamo a ottenere. Il nostro impegno, la nostra attività di controllo sicuramente è mirata alla verifica della regolarità delle etichettature, alla verifica della tracciabilità del prodotto, alla verifica del corretto confezionamento, alla verifica delle buone prassi di coltivazione. Però è necessario, è indispensabile che a fianco a questo tipo di attività di operazioni si sta quello che già c'è, ma necessita sicuramente di un rafforzamento di un rapporto di fiducia tra quelle che sono le istituzioni del dato al controllo e quello che è l'attività del singolo. Il controllo a volte può essere interpretato come una seccatura, a volte entriamo nelle aziende e quasi dicevo, cavolo, adesso ci stanno i carabinieri, che senso c'è? Si vedono scene di panico che no, il controllo è sicuramente un momento in cui forse un po' di tempo lo dobbiamo dedicare appunto all'altro, ma è un momento anche in cui le istituzioni si avvicinano all'operatore e magari laddove leva dei comportamenti non corretti, lo aiutano a rimettersi sulla strada giusta. E quindi ecco che questo, io mi auguro, anzi auspico che questo rapporto si rafforzi sempre di più e acquisisca appunto il senso di un'attività che è finalizzata solo esclusivamente per il bene della cittadina. Quindi ben venga occasioni come questa in cui si discute della legalità, ma non potremmo fare diversamente, cioè legalità vuol dire in qualche modo correttezza, vuol dire lealtà, vuol dire trasparenza, e io penso che il mondo agricolo ha da sempre praticato questi valori, professato questi valori, quindi semmai oggi c'è un rafforzamento di quel patto di realtà che esiste tra la società civile, tra i soggetti, i consumatori e quello che è il mondo agricolo della produzione, che nel momento in cui ha fatto un'attività proprio fa nell'interesse della sua stessa sopravvivenza. Il problema della introduzione nel mercato di qualche cosa di dannoso non porta solo a prescindere dal margine, dall'udine, che magari se ne può violare, ma porta un danno quindi non solo al soggetto che poi alla fine magari viene un scoperto, ma porta un danno a tutti gli operatori del settore, porta un danno quindi al paese, porta un danno a tutti noi. Grazie.